Perché? Perché nessuno, le forze, nessuno mi riferisco attenzione per non creare le forze dell'ordine nel territorio, non hanno uno strumento che permetta loro di sapere entro 24-48 ore che questo criminale, perché è un criminale pericolosissimo, si è trasferito di residenza e gira qui intorno. Allora, questo è capitato nel 2004 a Modena. Da Modena a Soliera, in un paesino della provincia, un pedofilo si è trasferito, solo l'attenzione di un vigile urbano che ha visto questa persona strana fare colazione al mattino, ne ha parlato col maresciallo dei carabinieri, ne ha parlato con l'ufficio minori della questura del capoluogo, si sono messi tutti in un circuito virtuoso, in una rete, con i servizi sociali, il sindaco del capoluogo, hanno attivato quell'attività investigativa intelligente che dobbiamo attivare noi della Caramella Buona. Proponiamo sempre questa, formando anche le forze di polizia. Nel giro di 20 giorni, con le cimici, le microspie, le telecamere, hanno arrestato per l'ennesima volta questo pedofilo in flagranza di reato. Ecco. L'ennesima volta? Per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta, perché... Condannato a 7 anni, aveva una recidiva per reato insomma, specifico, eccetera, lunghissima. Questo non possiamo accettarlo. Non possiamo assolutamente accettarlo questo, no, perché la catena va spezzata, visto che sono persone, lo dico, me ne assumo la responsabilità in questo, siamo dei garantisti, sì, ok, non siamo per l'allarmismo, però li vogliamo in galera queste persone. Oggi come oggi, diciamolo, non esiste, tra virgolette, una cura scientificamente valida per queste persone, per questi criminali, per cui se sono liberi di circolare, rimangono pericolosi, continuano ad essere pericolosi. Dobbiamo fare qualcosa per spezzare questa catena. Esattamente, infatti ci arriveremo poi nella seconda parte della serata, che avremo magari modo anche di fare qualche proposta, no? Poi alla fine di questo dibattito, se qualcuno in sala volesse intervenire, fare domande, avere chiarimenti sulle proprie perplessità, è il benvenuto. Credo che l'avvocato Marocco volesse commentare. Grazie, io ho un semplicissimo commento, perché le parole qui del dottor Mirabile, con il quale abbiamo già collaborato, anzi ebbi modo di collaborare nella stesura della modifica di questa legge, furono proprio due i problemi più grossi. Uno, la castrazione chimica, perché ci ponemmo il problema se questo poteva risolvere in qualche maniera alla fonte il problema. Ma in effetti da indagini, non nostre, ma da richieste, indagini, eccetera, abbiamo dedotto che non era la soluzione. Intanto perché famigerata castrazione chimica non vuole dire niente, perché vuol dire non è che ti faccio un'iniezione e il giorno dopo, da quel giorno in poi, tu non avrai più problemi. È una cosa che va e si prolunga nel tempo, la devo sempre ripetere se non vado errato, la devo sempre ripetere, io non faccio l'avvocato nel medico, quindi potrei sbagliare, però il concetto era questo, quindi di fatto non risolvevamo il problema. L'altro problema che ci fu posto e che io posi all'attenzione era proprio questo fatto del pedofilo che si presenta in un posto, resta, eccetera, nessuno lo conosce, a parte quel caso singolare di quella cittadina di 8.000 persone, che è pazzesco, se ci pensiamo bene, ma il pedofilo e la sua forza era non il fatto di non essere riconosciuto. Quindi qui gli amici penalisti mi correggeranno, ci fu l'idea di fare una specie di domicilio coatto, oggi non c'è più. Quello che era una volta il domicilio coatto, ovvero quello di obbligare al domicilio un certo personaggio come pena accessoria alla pena principale, e dico bene, non sono un penalista, quindi faccio altre cose. Quindi in buona sostanza anche questo fu da noi proposto. Il problema essenzialmente, io lo devo dire, a me dispiace dirlo, ma noi abbiamo trovato una grandissima, grandissima difficoltà a livello delle istituzioni. Perché è quasi quasi che questo discorso, questo problema non interessi la gente, sembra quasi che interessa marginalmente o interessa soltanto quelli che di fatto lo hanno subito.
Beh, voi sapete che noi direttamente non potevamo presentare questo disegno di legge, questa modifica al disegno di legge, perché non avevamo rappresentanti in Parlamento. Io faccio parte della destra, qui lo dico, quindi non avevamo rappresentanti nostri in Parlamento. Siamo dovuti ricorrere ad altri. Abbiamo dovuto intanto presentare questa proposta e farci sottoscrivere la proposta di iniziativa popolare, attenzione, di iniziativa popolare, che è assurdo, perché una cosa così, così grave non dovrebbe venire da un'iniziativa popolare, ma dovrebbe venire da quel contesto che è il Senato, il Parlamento, eccetera. Purtuttavia riuscimmo, insomma, anche grazie alle tante nostre donne, lo dico con forza, e ai tanti giri riuscimmo a ottenere le firme per questa, alla fine siamo anche riusciti, ma il tutto, cari amici, poi ve ne parlerà magari Monica, che è meglio di me da un punto di vista penale, io faccio civile, non voglio, si è ridotto in quattro pezzetti. Siamo riusciti a malapena a far aumentare le pene da un anno a due anni, da due anni a sei anni, senza porci tutti i problemi che adesso, fino adesso sono stati esposti, e che sono proprio quelli dell'individuazione del pedofilo, della necessità, come si potrebbe dire, lasciatemi passare il discorso, di metterlo al muro, ossia tu lo sei e noi te lo facciamo conoscere che tu lo sei, perché tu non possa fare del male. Perché dovunque poi lo andiamo a mettere questo tizio, sicuramente abbiamo dei rischi. Quindi questo è. Io mi chiedo se non è necessario che tutti quanti, questa sera vedo che c'è molta attenzione, questo mi fa molto piacere, allora se tutti quanti non ci dobbiamo rendere conto e moltiplicare la conoscenza che tutti devono avere di questo grande, gravissimo, grosso problema, che non lo risolviamo tanto con la modifica di quattro articoli. Non lo modifichiamo anche perché sapete benissimo che in Italia in questo momento la certezza della pena è quella che è, e ce lo diceva il dottor Mirabile poc'anzi, quando poi vanno a fare i processi. Quindi è importante che anche tutti voi partecipiate, perché questo fatto divenga pubblica opinione, che venga messo come uno dei principali problemi, non da mettere o da pensarci quando capita, ma da pensarci sempre. Grazie. Grazie.